Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi un video sogno perché sogniamo di essere alle Maldive. Qualche fortunato riesce ad andarci in questo periodo, là naturalmente è estate, e vi presento dei profumi che secondo me sono adatti a un viaggio ai tropici, un viaggio d'inverno ai tropici. A parte gli scherzi, stavo sistemando un po' i miei profumi e sono venuti fuori questi profumi che sono dolci, sono gourmand, che sono molto adatti a questo periodo, che però utilizzerei anche nella stagione più calda. E ho detto, perché non programmare un immaginario viaggio alle Maldive? E così ho fatto. Vi presento questi 5 profumi che sanno appunto di tropici, che sanno di vacanza alle Maldive. Quindi iniziamo subito con questo Vanilla Dreamland. Questo è il marchio, scusate, il marchio Dreamland. Il profumo è Vanilla Muffin Orchid. Questo profumo low cost, io l'avevo comprato da Risparmio Casa, costa intorno ai 6 euro, e l'avevo utilizzato d'estate. Non ho più la confezione esterna. Le note di questo profumo sono molto fresche, molto accattivanti. Vaniglia, ciliegia, pesca. No, vaniglia, scusate, perché ho le note scritte in inglese. È mela, ciliegia e pesca. Poi abbiamo orchidea, violetta e fiore d'arancio. E sul fondo muschio, piaciuli e appunto la vaniglia. Io avevo comprato questo profumo, forse non c'era il tester allora, perché adesso c'è. L'avevo comprato pensando che fosse proprio un muffin alla vaniglia, invece no, è un fiorito fruttato, però devo dire molto piacevole. Si sente tanto la pesca in apertura, buonissima. Poi questo cuore in cui si sente la nota, secondo me, dell'orchidea, perché è una nota fiorita che non è né della violetta né del fiore d'arancio, quindi così, andando a naso, è la nota dell'orchidea, che però è presente in alcuni profumi. L'orchidea sa un pochettino di giglio, di questi fiori bianchi abbastanza ricchi. E poi il fondo muschio, patchouli e vaniglia, però il fondo è molto leggero, anche se c'è il patchouli. È un profumo che infatti è anche utilizzato con il caldo e devo dire molto buono. È dolce, confortevole, quindi adatto magari da spruzzarsi prima di partire e adatto anche poi alla vacanza su queste spiagge bianche, questo mare trasparente delle Maldive o degli altri posti tropicali dove si va solitamente d'inverno. Molto buono. Questo è Vanilla Muffin Orchid di Dreamland Milano, che io avevo comprato da Risparmio Casa. Poi abbiamo questo profumo che avevo comprato in Francia, Vanilla Gourmand, eccolo qui, di Le Petit Plaisir. Questo profumo, come unica nota, la vaniglia, però come c'è scritto anche sulla confezione, c'è disegnato sulla confezione, si sente questa nota mandorlata di macaron. È un profumo appunto che sa di vaniglia, una vaniglia molto morbida, molto talcata. Assomiglia un pochettino, secondo me, alla vaniglia di Erbolario. Quindi a chi piace quella consistenza, un po' di crema alla vaniglia, questo è adatto. Viene definito gourmand, però secondo me non è tanto gourmand. È una vaniglia molto cremosa, che poi si asciuga e diventa talcata, che sa leggermente di macaron, però non è molto gourmand. Quindi adattissima a un po' tutte le stagioni, anche come base di altri profumi. Sì, trovo che assomigli molto alla vaniglia di Erbolario. Anche questa costa poco, 5-6 euro, e si trova sui siti, almeno anche qua in Italia. Non so se qualche negozio rivende questo marchio, però è molto interessante. Le Petit Plaisirs, non so bene, Vanille Gourmand,
Les Petits Plaisirs Vanille Gourmand, in questo francese bellissimo. Questo allora per andare nella Polinesia francese a fare queste vacanze di mare. Mi piacerebbe una volta nella vita, durante l'inverno, andare in queste mete super calde e appunto potersi mettere il costume, fare il bagno in questo mare cristallino anche d'inverno. Poi vi presento un profumo di Avon, Petite Attitude B, un profumo al miele molto buono, molto originale. Anche questo costa pochissimi euro, 4-5. Questo ha una nota fiorita abbastanza preponderante. Le note sono mandarino, zucchero, pomelo e acai. Infatti il mandarino si sente e me lo fa comunque abbinare a questo periodo invernale. Poi si sente tanto il cuore, che è molto fiorito, tutti i fiori bianchi, fiore d'arancio, caprifoglio e gelsomino. Il protagonista è soprattutto il caprifoglio, che è questo fiore che è simile al gelsomino, ma ha questo sentore appunto di mielato. E poi abbiamo miele, legni preziosi e vaniglia. Molto buono, molto talcato anche questo. È un miele abbastanza naturale, devo dire, non è stucchevole. E secondo me appunto adattissimo alla stagione fredda, ma anche un pochettino più calda, perché è un miele appunto non troppo dolce. Guardate che bellina la confezione, questa è la confezione esterna. Io poi amo molto le apine, che sono degli animali fantastici. Bellissimo anche il tappino, vabbè, è di plastica, però questo profumo costa 5-6 euro, quindi non possiamo pretendere di più. È un profumo che è un inno alla primavera, ma secondo me è molto utilizzabile in questo periodo, e anche questo da mettere in valigia se andate alle Maldive. Tra l'altro sono anche profumi tutti low cost, quindi anche se li doveste, facciamo le corna, perdere. Non è una grossissima spesa. Molto buono, questo ti catapulta proprio in un alveare con miele e fiori. Buonissimo, Petite Attitude B. Poi un altro profumo che ha dei sentori super tropicali è questo Dream Me di Divage. Questo marchio io l'avevo scoperto grazie a Mauro del canale Mauro e Profumi. Avevo cercato un po' questi profumi di Divage e mi aveva molto ispirato questo. L'avevo trovato in questa mini size, che dovrebbe essere un 20 ml. È un profumo alla banana, quindi si inserisce in quelli che vi ho fatto vedere quest'estate. Ve lo spruzzo di qua. Una banana molto dolce, un frappè alla banana. Infatti le note sono banana, tiare e fresia. Nel cuore latte di cocco, eliotropio, sandalo. Sul fondo vaniglia e mandorla. Le note, cioè la casa Dream Divage, è una casa made in Italy. Guardate la confezione com'è bella. Qui c'è il suo marchio. Si apre in questo modo e si spruzza. Questo profumo sa di frappè alla banana. Buonissimo, un frappè fatto con il latte di cocco. Si sente questa banana molto matura, schiacciata. Devo dire che è molto piacevole. Questo senz'altro in molti lo definiranno un profumo estivo, perché comunque ha queste note di tiare e di banana, però io lo vedo anche indossato in questo periodo, perché queste note così calde, così avvolgenti, sono adatte anche per il freddo. E poi appunto se abbiamo qualche meta più calda all'orizzonte, perché no non portare questo Dream Me di Divage. Anche questo è un profumo low cost, costa meno di 10 euro, purtroppo non sono facilmente reperibili. Io l'avevo trovato su internet, nei negozi questi profumi Divage non li ho mai visti. Ringrazio Mauro per avermi fatto scoprire questo marchio. Lui aveva scelto un altro profumo
non mi ricordo il nome, me l'aveva fatto anche sentire. Io però appunto poi curiosando ho scelto questo alla banana che si va ad aggiungere a tutti i profumi alla banana che vi ho presentato durante l'estate del 2023. Buono, anche questo super adatto per una vacanza in mete più calde. Concludo con un altro profumo mielato in cui la boccetta è splendida. Oggi mi incarto, non so perché, bellissima. Questo è Honey di Marc Jacobs, un profumo fantastico, super super mielato e super agrumato. Infatti questo mi dà ancora più l'idea di natalizio. Le note sono punch alla pera, mandarino che si sente tantissimo, è proprio un mandarino super invernale, super natalizio. Poi abbiamo il caprifoglio, la pesca e il fiore d'arancio, anche in questo caso è protagonista il caprifoglio, questo fiore mielato, e anche il fiore d'arancio però si sente. E poi in chiusura abbiamo appunto il miele, la vaniglia e le note balsamiche. Il miele, che è un miele qui ambrato. Le note balsamiche esaltano questa spiccata, insomma, sensazione ambrata che spesso dà il miele, di questo zucchero caramellato, cristallizzato, ed è molto buono. Questo è un po' più costoso degli altri, però si trova intorno ai 30-40 euro. Non mi ricordo, questo dovrebbe essere un 50 ml, però un profumo veramente molto buono, che non lascia la scia, però ti fa sapere proprio di buono. Anzi, me lo spruzzo e lo voglio indossare oggi. Questo è proprio perfetto, un po' in tutte le stagioni e anche in questa atmosfera natalizia, perché questo mandarino è proprio un mandarino natalizio. E poi questo da portare in vacanza, in una vacanza ai tropici invernale, è davvero perfetto. Vi faccio vedere anche la scatola esterna, che è del mio colore preferito, bellissima, bella. E con questo profumo vi saluto. Vi ringrazio per avermi seguito, buone vacanze, buone feste e speriamo presto di fare tutti un bel viaggio ai tropici. Un bacio, ciao ciao con la manina, alla prossima, ciao!